La sanità maceratese colma il gap con il territorio marchigiano. Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale alla presenza del presidente della regione Luca Ceriscioli e del sindaco Romano Carancini. Un reparto ampliato e rinnovato attraverso la sistemazione di tecnologie di ultima generazione. La struttura ospiterà anche la medicina e la radiologia d'urgenza. L'apertura del nuovo pronto soccorso a Macerata è un segnale fortissimo di un'inversione di tendenza per la sanità maceratese, che purtroppo per tanti anni ha rincorso lontanamente i progressi degli altri territori legittimi. Attraverso questa scelta e attraverso una serie di azioni che l'ultimo anno e mezzo si sono concretizzate, certamente possiamo dire di aver raggiunto almeno una condizione più che dignitosa. È chiaro che bisogna fare ancora di più e continuare a darci ulteriori obiettivi ambiziosi per riconoscere e soprattutto mantenere la storia della sanità maceratese, che è certamente di altissimo livello. Oggi diamo alla città di Macerata e a tutti quelli che si servono di questo ospedale un impianto di 1800 metri quadri per il pronto soccorso, un investimento di 3 milioni, la possibilità di lavorare meglio, di avere spazi adeguati, di poter accogliere più persone e di poter funzionare nella maniera che tutti quanti vorremmo. Non sarà chiaramente l'intervento che risolverà ogni problema, ma certamente fa fare un grosso passo in avanti a questa struttura, che sempre più diventa punto di riferimento di un'area più vasta e quindi con necessità di essere più accogliente. Il presidente Ceriscioli ha poi fatto il punto della situazione sulle candidature a ospitare il nuovo ospedale unico. E noi abbiamo un piano complessivo per tutte le aree vaste di avere un ospedale punto di riferimento, che non esclude che ci siano altre strutture a servizio delle aree più interne, insomma meno servite dal punto di vista dei collegamenti e della viabilità, ma che racchiude in sé tutta la potenzialità. Sono arrivate le candidature delle varie realtà, anche diciamo in attesa, perché veramente tutti si sono candidati. Questo ha aggiunto un po' di complessità nell'analisi delle varie soluzioni, ma insomma arriveremo nel giro di qualche mese a definire e partire con tutto il percorso.